Mi chiamo Claudio Canavese, COD. Nella mia vita ho fatto tante cose, sono sviluppatore software, in questo momento presso l'Università degli Studi di Genova. Per anni ho praticato judo fino a diventare allievo istruttore, quindi affiancavo il mio maestro nell'insegnamento del judo. Ero ancora minorenne, non potevo ancora fare l'istruttore, però avevo la mia allievo che ho portato avanti per un paio di livelli e ho potuto apprezzare e imparare come si fa a far crescere una persona nell'ambito delle arti marziali. Arti marziali che mi hanno segnato molto nel modo di pensare e nel modo di interagire con le persone. Se si sta per profilare un litigio, sono io il primo a cercare di evitare il conflitto, perché è questo quello che insegnano le arti marziali quando sono fatte bene, quando sono serie, quando non sono scuse per gareggiare e mettersi in competizione con gli altri, vincere medaglie, quindi quando diventano agonismo estremo, o quando sono invece scuse, peggio ancora, per menare le mani, è quello proprio. Diversi anni fa avevamo a Genova, io sono di Genova, avevamo una piccola associazione che si occupava di portare computer con Linux alle scuole. Nonostante fossimo pochi volontari, avevamo più di 2100 PC gestiti da remoto in decine e decine di scuole della Liguria. Abbiamo cominciato a occuparci di cyberbullismo perché vedevamo che il fenomeno si stava diffondendo nel mondo e nessuno ci ha dato ascolto. Ci hanno detto tutti: no, vabbè, ma il cyberbullismo non arriverà mai in Italia, figurati, è una roba americana, sì, un po' inglese, un po' americana, un po' tedesca, un po' belga, un po' francese, no, ma in Italia non arriva. Dopo un annetto, meno di un annetto, è arrivata anche in Italia, sì, c'era già, in realtà sono arrivate le news, e la gente ha cominciato a chiamarmi, magicamente tutte le scuole d'Italia avevano il mio numero, mi chiamavano e mi dicevano, lei che fa cose sul cyberbullismo, anzi, lei che fa il cyberbullismo, no, io non faccio il cyberbullismo. Le mettiamo davanti 300 studenti, le diamo 50 minuti di tempo, così lei spaventa un po' i bulli, ci sensibilizza gli altri e siamo a posto così. Allora, potevo diventare ricco facendo 50 minuti di sensibilizzazione sul cyberbullismo ed essere il primo in assoluto in Italia a farlo. In realtà cos'è successo? È successo che mi sono fermato un attimo, ci siamo fermati e ci siamo detti: se vogliamo cambiare le cose e vogliamo proteggere i ragazzi, dobbiamo capire come una cosa funziona. Mentalità hacker. Cioè, quando voi volete far fare a un oggetto qualcosa di diverso da quello che fa, la prima cosa che dovete fare è aprirlo e studiarlo. Cioè, l'hacker la prima cosa che fa è quello. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo smontato il cyberbullismo. Ci siamo messi a studiare decine e decine di casi, non solo di cyberbullismo, perché poi dentro ci sono finiti casi di adescamento, casi di stalking, casi di tutti i tipi di aggressione digitale, che non è l'aggressione informatica. Io non mi metto a insegnare ai ragazzini come fare a prevenire un denial of service. Però come fare a prevenire un adescamento di pedofili o un cyber stalking, quello sì. Quindi l'aggressione digitale sono persone che attaccano altre persone usando la tecnologia. Bene, siamo messi a studiarle, abbiamo scoperto che c'erano degli elementi in comune, dei pattern sempre uguali. E quei pattern sono di fatto delle tecniche di attacco. Abbiamo studiato delle aggressioni finite bene, abbiamo scoperto che c'era la possibilità di avere delle tecniche di difesa. Alcune volte i ragazzini e le ragazzine istintivamente applicavano le giuste tecniche per fermare un aggressore sul nascere, un'aggressione sul nascere per fermare l'aggressore. Abbiamo cominciato a dire, beh, io dalla mia esperienza di arte marziale ho detto, cavoli, questa è un'arte marziale. E non solo, se vogliamo cambiare la mentalità dei ragazzini e delle ragazzine di oggi, dobbiamo trovare un percorso che appunto li plasmi, cambi il modo di pensare, perché a me in digitale non mi attacca nessuno, o se mi attaccano di solito li elimino velocemente senza neanche entrare troppo in conflitto. Allora, perché a me non succede e ad altri succede? Perché i ragazzini e le ragazzine di oggi sono molto imprudenti su internet. Sono la generazione touch, sono la generazione che si ferma al tocco sullo schermo, ma non si chiede cosa c'è dietro.
a parte qualche raro caso, molti di loro danno la tecnologia per scontata e non si chiedono cosa c'è dietro e si fidano forse anche troppo, non tutti, sto generalizzando per semplificare. Beh, abbiamo provato con una classe di 10 ragazzi a creare un percorso marziale, quindi con l'etica delle arti marziali, le metodologie di insegnamento delle arti marziali, ma inserendoci dentro elementi di cyber security base, di tecnologia. E porca miseria, in 3-4 mesi abbiamo iniziato ad avere i primi effetti. Un ragazzino nostro ha fermato un attacco e una ragazzina un altro attacco. Entro la fine dell'anno, quindi entro 6-7 mesi dall'inizio, abbiamo iniziato a ottobre, abbiamo finito a maggio, una nostra allieva di 13-14 anni ha identificato e fermato un pedofilo che si fingeva un ragazzo di 16 anni che l'ha agganciata su Facebook. Lei, sapendo che poteva farlo, lo ha portato su WhatsApp in modo da esporre il numero di cellulare, ha cercato quel numero di cellulare, ha identificato, in realtà la prima cosa che ha fatto ha avvertito anche altre persone, perché si è resa conto che poteva essere un aggressore e non voleva essere da sola, ha cercato quel numero di cellulare, ha scoperto che quella persona non era un ragazzino di 16 anni, ma era un adulto, peraltro violento, neonazista, fissato col sesso, figura abbastanza preoccupante. Ha attivato la rete di protezione, poi noi abbiamo fatto le nostre indagini, abbiamo effettivamente determinato che aveva trovato le cose giuste, lei era la prima volta che lo faceva, quindi era un po' che lo faceva fuori dalle esercitazioni del dojo, quindi era un po' in ansia. Lei lo ha allontanato, lo ha chiamato per nome, col suo vero nome, gli ha detto guarda so chi sei, e lui se n'è andato, dopodiché lo abbiamo segnalato, ovviamente, alle forze dell'ordine. Da lì ci siamo resi conto che l'arte marziale funziona, siamo stati anche riconosciuti da alcune delle più importanti scuole di arti marziali, di tradizioni marziali, parliamo anche di scuole antiche, le principali scuole di arti marziali del Giappone, come i naturali continuatori dell'arte marziale nel mondo digitale. Noterete che non dico mai virtuale, perché non è virtuale, ma a ESC lo sappiamo che la roba che accade in digitale non è virtuale, ok? Cioè se io ti frego i soldi dal conto corrente, hai un bel dire che sono virtuali. Non sono virtuali. Nello Zanshintech quindi insegniamo, rapidamente, perché poi non voglio parlare di me, però vi devo spiegare che cosa cavolo faccio e soprattutto che background ho. Da allora insegniamo Zanshintech, lo Zanshintech si è diffuso in tutta Italia, è diventato, volendo, una professione, ha sviluppato delle professionalità tali per cui esiste un corso che rilascia un certificato di competenze professionali in consulente mediatore in cyberbullismo, che è l'unica figura in Europa dedicata esclusivamente al cyberbullismo e riconosciuta anche dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, dal MIUR, ed è la figura che può entrare nelle scuole per fare prevenzione o contrasto attivo. Se c'è un problema, mi chiama il consulente mediatore che sa come gestire la situazione, o può fare la mediazione successiva. Il problema c'è già stato, mi chiami dopo che il problema c'è stato, io cerco di ricostruire il patto educativo, di aggiustare le cose. Abbiamo formazione ovviamente con gli avvocati, con degli psicologi, abbiamo una solida formazione in quello che riguarda le arti marziali dal punto di vista della tradizione, dell'etica, del modo di pensare e in tecnologia. Ti chiedo una cosa al volo, come siete arrivati all'accreditamento di questa figura professionale? Allora, ci siamo appoggiati a una scuola di formazione di Roma che già formava i maestri di arti marziali fisiche e il grosso, devo dire, il grosso l'ha fatto la scuola di formazione di Roma che ha lavorato di comune accordo con enti di formazione e altre cose e alla fine è riuscita a far accreditare il corso e devo dire che è stato un grande risultato perché chi adesso fa il corso per diventare insegnante Zanshintech esce con un doppio titolo, con il titolo di consulente mediatore e di insegnante Zanshintech, quindi può farsi la sua palestra, il suo dojo al pomeriggio per i ragazzini o anche per i corsi per adulti, addirittura adesso stiamo lanciando anche degli percorsi speciali nelle aziende per sensibilizzare e educare magari la segretaria a non aprire le mail, a non fidarsi di chiunque, cioè proprio la mentalità che va cambiata, puoi avere l'infrastruttura più sicura del mondo,
ma poi se la segretaria apre l'allegato perché c'è scritto clicca qui, non ti serve a niente. Quindi Cyber Security Awareness, quella che si chiama così, e quindi puoi avere il tuo dojo al pomeriggio, ma soprattutto se lo vuoi fare come lavoro hai anche la possibilità di essere certificato come consulente mediatore, quindi vai nelle scuole, lavori tanto con le scuole, fai davvero tanto lavoro. In più ovviamente c'è il problema che ti chiamano quando c'è un'emergenza. In questo lockdown io ho fatto il conto, ho avuto un incremento del 1850% delle richieste. E questo è pazzesco, no? Cioè, sì. Se ci pensiamo. Sì, anche perché non sono richieste facili. C'è la ragazzina a cui hanno fregato il profilo Instagram, va bene, la aiutiamo, è una scemata. C'è quell'altra che la signora adulta che ha mandato la scansione della sua carta d'identità su WhatsApp a un numero che diceva di essere uno di Vodafone e lei non ha mica verificato. Ha detto, oh, ma che bella offerta che mi fa. Sì, sì, gli mando la carta d'identità. Poi due giorni dopo si è resa conto che forse non era proprio la cosa più furba del mondo. Però ci sono anche casi molto gravi. Parliamo di tentativi di rapimenti, parliamo di adescamenti di minori che rischiavano di finire veramente male, parliamo di cose per cui bisogna avere una certa robustezza interiore, prima di tutto noi che interveniamo, perché dobbiamo calmare la persona che abbiamo davanti, farla respirare e soprattutto curare il suo benessere, poi accogliere anche le prove, e ovviamente poi per passare alle forze dell'ordine, quindi vanno raccolte in un certo modo. Noi collaboreremo tantissimo con praticamente tutte le forze dell'ordine che troviamo, abbiamo rotto le scatole a chiunque, e forse sì, forze dell'ordine sì, ancora non mi è capitato di chiamare le forze armate, ma a momenti c'ero, avrei bombardato volentieri un tizio una volta, non me lo fanno ancora fare. E a parte quello, bisogna quindi essere molto, molto solidi noi, e per questo che c'è una disciplina marziale dietro. In tutto questo, il tema di oggi, visto che mi hai detto, perché potresti parlare un po' di Maltego, di OSINT. Una delle pratiche che abbiamo nello Zanshintech, una delle pratiche, quindi non è, lo Zanshintech non è un corso di tecnologia, è un'arte marziale che ti fa crescere. Dagli 11 anni in su, fino ai 70 e oltre, io ho allievi di tutte le età. Definiamo un attimo OSINT. OSINT, ecco, una delle pratiche che abbiamo è l'OSINT. L'OSINT, Open Source Intelligence, sono le indagini, è l'intelligence, quindi l'acquisizione di informazioni, l'acquisizione di indagini, potremmo dire indagini, a sorgente aperta, dove open source non significa open source nel senso di Stallman, ok? Open source nel senso di chiunque può arrivare a quelle informazioni. La roba che voi pubblicate su Facebook è una sorgente aperta, perché chiunque la può leggere. Quello è una sorgente di OSINT. Se io devo fare indagini su di voi e trovo il vostro profilo, dico, che bello, e inizio a guardare tutto quello che pubblicate. Il pubblico registro automobilistico, dove pagando una certa cifra, che credo sia 5-6 euro, dalla targa mi dicono che voi possedete quell'auto, è comunque una sorgente di OSINT. Non è gratis, ma chiunque lo può fare. Invece, che ne so, il database dell'università dove lavoro io, che dato un numero di matricola di uno studente, mi dice i dati dello studente e che ne so dove vive, dove abita e che numero di telefono ha, quello non è uno strumento di OSINT, perché nessuno può accedere a quei dati a parte le persone autorizzate. Peraltro, se lo facessi, anche se io sono autorizzato, sarebbe come minimo un abuso d'ufficio e quindi è reato. Quindi l'open source intelligence è fare indagini basandosi su i dati che sono pubblicamente raggiungibili, a pagamento oppure no. Detto così sembra una scemata, è potentissimo. Viene utilizzato dalle forze armate, è nato, se non sbaglio, adesso questa roba viene registrata, vero? Viene registrata, confermo. Possiamo, allora c'è anche un metodo per cui noi possiamo mettere delle nuvolette tipo intervallo Rai, no, e togliere dei pezzi. Allora, l'OSINT è sempre esistito in realtà, non come termine OSINT, ma il raccogliere informazioni sul nemico sulla base di quello che riesco a vedere c'è sempre stato.
vi posso raccontare delle storie per cui i ninja, i ninja, quelli che voi avete presente, pensate che si vestissero tutti di nero, che si vedono solo gli occhi, e invece si vestivano da contadini o da soldati dell'esercito nemico, perché se si vestivano tutti di nero li beccavano subito. Quindi il ninja quello vero, non quello che vedete nei fumetti, il ninja quello vero andava a passeggiare nella città nemica e si guardava intorno, o andava a passeggiare nell'accampamento nemico, contava i carri, tornava indietro e dicevano hanno 50 carri. Perché? Perché andava a passeggiare lì e guardava quello che si vedeva. Quello è Osint, in un certo senso. In realtà è Humint, perché mandi un essere umano a fare spionaggio. L'Osint è sempre esistito, è diventato importante negli ultimi tempi, dalla Guerra Fredda in poi, perché con il monitoraggio delle trasmissioni televisive, dei giornali e poi dei social network, veramente la mole di informazioni è enorme. Viene utilizzato anche dagli attivisti politici, dai giornalisti investigativi, c'è un bellissimo podcast e anche il sito Bellingcat, che sono attivisti. Una delle ultime cose che hanno fatto è stato identificare da alcuni filmati che erano comparsi, se non sbaglio, su Twitter, di un massacro avvenuto da qualche parte in Africa, massacro di civili. Sono riusciti a identificare non solo quando è avvenuto, ma anche chi ha partecipato a quel massacro, chi erano quelle persone. Tutto fatto da attivisti esperti di Osint in giro per la rete. Viene utilizzato ovviamente dalle forze dell'ordine, viene utilizzato dagli investigatori privati, viene utilizzato anche da quelli che fanno Zaschentech. Ciascuno fa Osint a modo suo. Quindi io oggi vi posso... sono disponibilissimo, spremetemi come un limone. Io sono qui, non ho un programma e ho un po' di esperienza di Osint. E ho esperienza su questo aggeggio che si chiama Maltego, che è un programma che voi probabilmente, molti di voi, soprattutto se siete frequentatori dell'ESC, e ci tengo a dire, tu hai citato che io sono venuto all'ESC. L'ESC è stata la prima presentazione pubblica dello Zaschentech ed è quella che ci ha aperto le porte. Lì ho conosciuto, da voi ho conosciuto Mario Anglani e poi sono andato ad Akimbo. È stato meraviglioso, perché è stato proprio grazie all'ESC che ho conosciuto una serie di persone che continuo a stimare tantissimo e a cui voglio molto bene, che mi hanno permesso di raccontare questa roba strana che facevamo. E di questo non possiamo che essere contenti, per inciso, insomma. L'ESC nasce per quello, anche per mettere da una parte in comunicazione le persone e dall'altra per dare anche delle idee, delle fonti di ispirazione, insomma. Quindi sicuramente in questo caso abbiamo fatto quello che c'eravamo prefissi. Sì, infatti il problema dell'ESC digitale è proprio che non hai questi momenti in cui ti trovi per caso a chiacchierare con qualcuno e scopri che fa una cosa fighissima e allora vi mettete... Purtroppo attualmente non posso essere lì con voi, ma dai, appena si può tornare. Ma sarà solo per un anno, si spera, poi nessuno... Speriamo. Quindi, cosa faccio? Cosa vi posso raccontare? Vi posso raccontare di come facciamo Osint noi, quindi come facciamo indagini online, di questo strumento strano che utilizziamo, che si chiama Maltego, che non è software libero, ma esistono due versioni gratuite che potete utilizzare e che funziona molto bene, a parte il fatto che si mangia tutta la RAM del vostro PC, perché così, perché è scritto in Java e quindi cerca di prendere più RAM possibile, però è un buono strumento. Vi posso raccontare della mentalità che serve per l'Osint, per almeno per quello che faccio io. Perché dalla mia esperienza, e vi dico, io di Osint ne faccio tanto, e lo faccio su soggetti di solito preoccupanti, che vanno poi segnalati alle forze dell'ordine quando non sono semplicemente dei cyberbulli, fare Osint su soggetti di questo tipo mi ha insegnato una serie di cose. E quindi, volendo, vi posso raccontare qualcosa che deriva dalla mia esperienza, che non è tecnico, ma è proprio di vita vissuta. Sono a vostra completa disposizione, se volete, tanto che arrivano magari delle domande, qualcuno che magari ha sentito parlare di questi programmi, Maltego e altro, anzi, sai cosa scriviamo? Maltego qua di fianco, così, ecco qua.
Se volete vi posso fare un'introduzione a Maltego, tanto per capire che cos'è. Sì, allora io avevo già raccolto delle suggestioni, diciamo quando è uscito l'abstract, chiaramente avevo parlato con le persone e quindi posso già riportarti un po' di cose, no? Sostanzialmente Maltego, capire un attimo questo software da dove salta fuori, hai detto che non è software libero, ma comunque ci sono delle diverse versioni che voi utilizzate, quindi capire innanzitutto questo Maltego, mettere a fuoco questo software, insomma. Ok, mi segnavo le domande, ma ok, Maltego come software? Allora, Maltego è un software di mappe mentali. Ve lo semplifico nella maniera più semplice possibile. Ora, chi conosce Maltego dirà vabbè, però ve lo semplifico. Maltego è un software di mappe mentali. Avete presente quando fate dei pallini li connettete con delle freccine? Quello è quello che fa Maltego. Maltego ha anche una serie di automazioni e adesso ci arriviamo. C'è una leggenda metropolitana non detta, non formalizzata, ma c'è questa storia per cui Maltego, prendi un'informazione, la metti su Maltego e lui ti fa le indagini per conto tuo. No, scordatevi che Maltego faccia le cose per conto vostro. Se pensate che un software possa fare il vostro lavoro, o è un lavoro talmente o fate un lavoro molto stupido, o siete degli script kiddies. Cioè, voi dovete sapere dove andare a fare indagini. Maltego al massimo vi può accelerare le cose più noiose. Cioè, una delle virtù del programmatore è la pigrizia, e quindi nel momento in cui devo fare una cosa, tipo andare a guardare tutti i like di una pagina e mi rendo conto che la pagina ne ha 32.000, lo faccio fare a un software, perché non c'ho voglia di guardarmi tutti i 32.000, ma io devo sapere esattamente poi cosa ci voglio fare con l'elenco dei like a quella pagina. Quindi Maltego non ragiona per voi. Maltego semmai vi semplifica la vita in certe cose. Tre termini che dovete su cui dobbiamo accordarci. Il primo è grafo, ok? Graph è la pagina bianca, è il grafo di Maltego, è dove trascinate gli oggettini e fate le freccine, è la pagina bianca della mappa mentale. Poi ci sono le icone. Le icone sono le entities, Maltego le chiama così, entità, entities. Scusami, Carlo, ti interrompo al volo perché abbiamo una segnalazione in chat dove dicono alcune persone che l'output della webcam viene tagliato sulla destra e sulla sinistra. Quindi, giusto per correggere il volo, se possiamo, oppure semplicemente spostiamo le scritte un po' più verso il centro. Perché non mi hai messo a pieno schermo 16 noni, come dicevamo. Perché siamo a 4 terzi su questo sistema, ti prende 4 terzi. Ok, allora aspetta, spostiamo le cose. Allora, vediamo un po'. Diciamo che è un problema che abbiamo visto nel momento in cui sono apparse le scritte, perché prima andava in realtà... Sì, ho immaginato. Allora, vediamo un po' se messo così... Metto ecco, anche così è perfetto, cioè lo vediamo bene. Metto anche la terza scritta che è la più lunga. Si legge tutta, sì, si vede tutta, adesso è quasi troppo centrale, ma comunque è perfetto perché comunque la leggiamo. Quasi. Qua tra così, guarda, è al super filo, quindi abbiamo fatto un tweak in tempo reale. Tra il mio OBS e il tuo OBS... Abbiamo tanti di quei programmi di regia che probabilmente io parlo e 10 minuti dopo vi arriva la mia voce. Allora, grafo, la pagina bianca, entities, le icone che potete collegare, transformation, le robe automatiche che Maltego fa per voi. Tenete presente queste tre cose qua. Ora, che cos'è Maltego? Maltego è un programma di mappe mentali. Arriva in 4 versioni. Ma voi scaricate un eseguibile solo. Poi, a seconda della licenza che pagate, vengono sbloccate diverse funzionalità. Quindi andiamo a vedere un attimo che tipo di... il mio schermo. Posso condividere lo schermo? Immagino proprio di sì. Se me lo permetti, forse è meglio. Ma è un problema della piattaforma se non te lo fa fare. Quindi... Se non te lo fa fare, diciamo che è un momento difficile provvedere. No, vabbè, aspetta, condivido il mio schermo. Ce l'ho fatta, niente. Adesso lo vediamo, in effetti. Okay.
Allora, vi faccio vedere la home page della ditta. La ditta che si chiama Paterva, che è una ditta sudafricana, produce questo. Il sito adesso è maltego.com, prima era paterva.com, ora praticamente hanno cambiato il dominio sul loro unico prodotto di punta. Le soluzioni che loro hanno, vediamo un po' se riesco a farvi vedere le varie versioni di Maltego per farvi rendere conto, features, della differenza. Maltego esiste in 4 versioni, a parte questa qua che è contattaci, poi ne parliamo del prezzo. Esiste in queste 3 versioni una versione che non si chiama neanche Maltego, si chiama Casefile, Maltego Casefile. Prima era un software a parte, adesso fa parte di questo robo. Quindi, esiste la versione Community, che è quella che trovate in Kali Linux. Esiste la versione Classic, che viene $999 per singolo utente per ogni anno. Anzi, no, scusate, il primo anno. No, per ogni anno dovrebbe essere. E poi la versione XL, che viene $1,999 per utente per ogni anno. Le limitazioni che ha la Free è che le trasformazioni, poi vi spiego cosa sono, ritornano 12 risultati, quindi veramente poco, che potete mettere al massimo 10.000 icone sul grafo, 10.000 entities, che non sono poche, dipende da che tipo di OSINT fate. Nel nostro caso impazziremmo. Nel caso magari di un giornalista che vuole tirare dentro milioni di informazioni, o del tizio che lavora alla NATO e fa l'analista, forse poter mettere un milione di entities, conviene. Hai accesso qua ad alcune di queste cose che si chiamano trasformazioni, ma non a tutte. Con questo hai accesso a tutto. Però, come vedete, i costi sono molto alti, $999 o $1,999 all'anno. La versione gratis di Maltego esiste sia come community, sia una cosa che si chiama Casefile, che viene citata qua sotto da qualche parte, eccolo qua, Casefile, che è un altro software. Ve lo spiego ancora più semplicemente di come ve l'ho detto. Questo è Maltego, lo vedete? Si vede? Certo che lo vediamo. Ottimo. Quando aprite Maltego la prima volta, voi installate Maltego, lo lanciate e lui ti chiede la prima volta, ok, cosa vuoi far partire? Vuoi far partire la versione Community Edition, che è gratis, Casefile, che è gratis, la Classic, che però mi devi dare una chiave di attivazione, o la XL. Vi faccio vedere, per spiegarvi qual è la differenza tra queste due versioni gratis e perché io uso quella gialla, perché io uso Casefile, vi faccio vedere come funziona Maltego CE. La differenza principale, una delle differenze principali, è che scegliendo Maltego CE, quindi il Maltego vero e proprio, non il Casefile, mi viene chiesto di accettare la licenza, mi viene chiesto di registrarmi, comunque, anche se è gratis, mi viene chiesto di registrarmi sul loro sito. Allora, e qui vado a prendere nome utente, password, e ci mettiamo anche... E a questo punto Maltego si configura, si installa le sue entities e vi fa vedere, si connette ovviamente al sito, diventa Bordeaux, perché la Community Edition è Bordeaux, ogni prodottino che scegliete ha un colorino diverso. Infatti uso quello giallo, quella Community Edition in questa versione è Bordeaux. Ok, sì, sono io. Next. Ora si configura, scarica le cose. Il Maltego gratis Community Edition, quello che trovate su Kali Linux, è questo qui. Poi magari dipende da che versione è, o al mio è abbastanza aggiornato, però è questo. Che cos'ha? Intanto che questo si... Ecco qui, dai che finisci. Default, ok. Privacy mode, poi se mai ne parliamo. Go away, so cosa sto facendo. Allora, il Maltego, tutti i Malteghi, non Casefile, che è quello per la polizia, lo potete usare anche voi, ma è quello nato per le forze dell'ordine. I Maltego, che sia CE, Community Edition, Classico, XL, ha questa cosa che si chiama Transform Hub, dove voi potete installare dei servizi aggiuntivi.
Ora, le trasformazioni non sono nient'altro che automazioni di robe noiose, ok? Ad esempio potreste installare, che ne so, le trasformazioni fornite da, che ne so, da blockchain.info, da AliasDB. È interessante che però AliasDB di Shadow Dragon ti dice questa trasformazione non è disponibile con la versione di Maltego che hai tu. Perché la Community Edition, che è quella gratis, non mi permette di installare alcuni di questi servizi aggiuntivi. E quindi io, ad esempio, dovrei mettere free e andare a vedere quali servizi aggiuntivi possono essere installati, tipo, che ne so, potrei avere la Wayback Machine, Have I Been Pwned, Shodan, ma ad esempio se installo Shodan mi chiederà una API key di Shodan, quindi dovreste aver comprato e avere una chiave di Shodan. Molti di questi servizi sono a pagamento oltre ai 999 o 1999 dollari che volete pagare. Ma perché pagare per le trasformazioni? Vi faccio vedere rapidamente come funziona Maltego e se si apre. Ok. E cosa cavolo sono queste trasformazioni? Maltego, questo è il grafo. Notate, forse non si vede benissimo, che qua c'è scritto Not for Commercial Use, perché è la versione Community Edition. Qui ho tutte le mie entities che posso aggiungere. In realtà Maltego è furbo, quindi se io ci copio e incollo, ad esempio, una URL, lui lo capisce da solo che è una URL. Tipo, se io ci copio, se no vado a prendermi, che ne so, una entity URL, la trascino qui, eccola, vado a modificare, faccio doppio clic, vado a modificare la scheda e dico proprietà della URL and summer camp, e l'URL è https and summercamp.org. Ecco qua. Questa è una entity, volendo ne posso aggiungere altre, poi le posso collegare con delle freccine che hanno sempre una direzione e un verso. Non esiste frecce con due teste, non esiste frecce senza nessuna testa. Questo poi per il tipo di analisi che vengono fatte dopo. Se io voglio... allora, la differenza principale tra quello che uso io, Casefile, che è gratuito come questa qua di Community Edition, ma non ha le limitazioni della Community Edition, perché qua ci sono molte più limitazioni che in Casefile, è il fatto che quello che uso io non ha le trasformazioni. Le trasformazioni sono automazioni. Quindi se io adesso sull'URL di End Summer Camp faccio tasto destro, posso andare a vedere le trasformazioni che posso fare. Ad esempio, che ne so, posso trasformare questa URL in un dominio. Lui parte e dice... E non l'ho preso, fantastico. Allora vado direttamente a fare così. Se incollo, ecco, capisce già direttamente che è un dominio, forse perché gli avevo incollato un dominio e non un URL. Sul dominio che trasformazioni posso fare? Che ne so... posso andare a vedere, che ne so, le DNS names, quindi tutti gli host name, vai, fai cose. Lui ragiona e se trova delle entities me le crea automaticamente. Non trova un granché, forse perché sto dando delle cose a caso. Facciamo qualcosa di più sensato. Andiamo a vedere che cosa. Tu email address in within properties, tu IP address. Allora, and summer camp dovrebbe darmi qual è l'indirizzo IP di questo, se l'ho scritto giusto, perché forse ho sbagliato l'indirizzo. Mi sta venendo... Proviamo con Maltego, dai. Prendo direttamente Maltego. O proviamo con Zanshintech. Zanshintech.it. Ve lo faccio vedere sul nostro sito. Allora. Via tutto. Adesso. Incollo Zanshintech.it. Tasto destro. Quindi posso fare... vediamo se trova delle mail. No. Queste trasformazioni a volte non funzionano e questo è un problema. IP addresses, fantastico, forse dovevo installare qualche cosa in più invece che saltare direttamente a farvi vedere le transformation. Se la trasformo in una URL forse posso utilizzare, che volevo farvelo vedere, me l'avevo preparato e funzionava, poi ovviamente
se lancio una machine, la machine è un insieme di trasformazioni che lavora parecchio, e non trovo assolutamente niente. Fantastico. Allora, chiudo un secondo per spiegare. Comunque è il bello della diretta, no? Cioè anche noi in questo 10 ore di live abbiamo avuto a che fare con i nostri problemi, insomma, no? Allora, in realtà cosa succede? Succede che probabilmente devo andare a installare qualche altra cosa qua, qualche altra trasformazione, perché in effetti dovrebbe funzionare. Ad esempio, qua ci sono SSL Transform, non me le fa installare. Che palle. Ad esempio, Domain Tools, vedete che molti di questi non te le fa installare. Full Contact, Twitter, Domain, vediamo un attimo. Installiamo queste, no, mi chiede una API, fantastico. Have I been pwned? Me la fa installare. Ok, close, non me lo fa installare, fantastico. Postio, proviamoci. Mi chiede l'API, vedete, il problema di Maltego è proprio questo. Allora, torno e ve lo spiego a voce che faccio prima. Eccomi qua. Le transformation sono sostanzialmente, io ho una entity, ho un URL, ho un dominio, ho un email, faccio tasto destro e gli dico, ok, trovami da questa email, che ne so, i profili social che sono collegati a questa mail. La transformation cos'è? È una chiamata a un server esterno. Quindi, quell'indirizzo mail viene mandato a un server esterno di un'azienda per la quale alla quale voi avete dato dei soldi per avere un servizio, viene mandato un XML che contiene le mail che state analizzando, l'indirizzo mail che state analizzando, ritornano una serie di XML che creano tante altre entities sotto che vi dicono, ecco, questo sono i risultati che ho trovato. Questa cosa funziona fino a un certo punto. Funziona nelle parti di automazione. Ad esempio, se mi mettessi a installare adesso le transformation di Shodan, vedreste che, ad esempio, io sul sito Zanshintech posso dire andiamo a fare un po' più di analisi su quali sono gli IP, quali sono i record DNS, quali sono i dati magari di qualche quiz. Faccio tasto destro, gli dico dammi i dati del quiz e lui automaticamente da Zanshintech.it mi crea la entity persona con il nome e cognome della persona che ha registrato il dominio, se lo trova. La entity email address, la entity indirizzo IP, e piano piano voi potete andare avanti a analizzare l'infrastruttura, ad esempio, di un'azienda. C'è, ad esempio, una trasformazione molto carina che si chiama Company Stalker, che, dato il sito di un'azienda, va a fare lo scraping di tutti i nomi delle persone, gli indirizzi mail, i numeri di telefono, e vi crea una marea di entities con le persone che lavorano per quella compagnia. Questa cosa sulla Community Edition è limitata a 12 risultati. Se volete avere più di 12 risultati per ogni trasformazione, dovete pagare almeno $999, se non 1999, più il servizio esterno, che è un problema di privacy, tra l'altro, perché se state facendo indagini per fare, che ne so, una perizia, o state facendo indagini su un soggetto particolarmente delicato come i soggetti su cui faccio indagini io, mandare un indirizzo mail a un server esterno per sapere se questo tizio ha dei social network o delle altre cose, può essere un problema. Può essere un problema. Parliamone. State mandando dei dati di un'indagine. Se siete un agente delle forze dell'ordine, non potete fare disclosure di quello che state facendo. Non potete appoggiarvi dei servizi esterni così, a cavolo, magari uno è in Cina, uno è in America e non rispetta il GDPR, e comunque voi state facendo indagini su un tizio e mandate il suo indirizzo mail a un server in America gestito da un'azienda che non sapete bene, perché loro poi vi dicono, vi fanno sapere se questo tizio ha dei profili social oppure no. Tra l'altro non sapete da dove pescano questi dati. Mentre se state facendo una perizia o un parere pro veritate, una memoria, un qualcosa, perché magari l'avvocato vi ha chiesto di indagare su questo soggetto, non potete poi dire, boh, ho fatto tasto destro e ha funzionato.
cioè oddio, potreste trovare il modo di dirlo, però se essere in grado di dire no, ho fatto questo tipo di ricerca perché sono andato a vedere se per caso questo indirizzo mail era associato a un profilo Facebook e come ho fatto così, così e cosà, regge un po' di più che non dire vabbè, ma l'ha fatto Maltego in automatico, l'ho messo su Maltego, ho fatto tasto destro. Case file, che è la versione che uso io, non ha le transformation, quindi non ha gli automatismi che mi permettono da una entity di derivare altre entities. Però non ha un sacco di limitazioni. Ha molte meno limitazioni della Community Edition di Maltego. Perché a me serve Casefile? Perché a noi di Zanshin Tech serve Casefile e non Maltego? Perché noi facciamo indagini sugli esseri umani. Se fate indagini, se fate penetration testing e avete il dominio di un'azienda, volete sapere tutti gli indirizzi IP che corrispondono a quel dominio e poi quali porte sono aperte su ciascun indirizzo IP, o fare il fingerprinting dell'SSH o una qualunque altra cosa, Maltego funziona, funziona molto bene, perché vi automatizza queste cose. Ma se dovete fare indagini su un maniaco che sta adescando una ragazzina, che razza di automazioni volete avere? Dovete andare a leggervi il suo profilo di Facebook, se ce l'ha, dovete scoprire, leggere che cosa scrive, vedere magari se, qualche automazione ci potrebbe essere, lo stesso username è stato usato anche su altri siti, quello potrebbe essere un'automazione, ma lo fate anche con servizi esterni o lo fate con degli script che potete farvi voi, non avete tutto questo bisogno delle trasformazioni. Scusa Cord, intervengo un secondo, perché io ti vedo arrivare con un leggero fuori sincrono. Volevo chiedere, conferma la regia se anche per loro è così. Sì, è possibile che sia per via del mio OBS che sta girando sotto. Ah, ok. Temo. Perché in realtà in questo momento non ho una webcam e quindi sto facendo streaming da un cellulare dentro OBS e da OBS dentro di voi. Quindi... Comunque adesso sta recuperando un pochino. Ah, okay. Sembravi tipo Marco Giusti quando faceva il fuorisincrono. Sostanzialmente, quindi, noi cosa facciamo? Non usiamo Maltego, ma usiamo Casefile. Vado sul simbolo di infinito là in cima, faccio che scelgo Casefile. Casefile non richiede registrazione, quindi ad esempio per i nostri allievi minorenni è ottimo, lo possono usare tranquillamente senza dover dare i loro dati a nessuno. Ha delle entity in più che potete anche aggiungere al vostro Maltego standard, che sono entity carinissime, tipo terrorista, allora, tipo, vi faccio vedere, le entities di Maltego, di Casefile, tipiche di Casefile, sono sex offender, gang member, military officer, quando non sono, che ne so, coltello, blade, gun, non me le ha installate tutte, mi sa che in questo momento Maltego sta avendo dei problemi. Essendo in Java, a seconda di quello che aprite insieme a Maltego, possono succedere cose interessanti. Ad esempio, non apritelo insieme a Inkscape, perché può succedere veramente qualunque cosa. Quello che noi utilizziamo, quindi, è Casefile. Come lo utilizziamo? Lo utilizziamo mappando quello che troviamo online nelle nostre indagini, e il vantaggio di Casefile è che il grafo può essere condiviso. Utilizza come layer Signal, ed è, ad esempio, se siete tutti sulla stessa rete interna, essendo punto punto, non esce dalla vostra rete interna, testato con uno sniffer bello potente su una rete particolare, e vi posso assicurare che non usciva un bit, a parte all'inizio quando deve capire se la sessione esiste oppure no, poi si connette agli altri computer della stanza e la sessione è punto punto. E potete avere il grafo condiviso, quindi se io aggiungo una entity, voi la vedete, possiamo fare i collegamenti, possiamo poi riordinare il grafo secondo alcuni diversi tipi di ordinamento, a cascata, diciamo, standard, tipo a albero, oppure a cerchio, oppure in maniera organica. Possiamo fare delle analisi per numero di frecce che entrano in una entity o che escono in una entity, sono tutte analisi che si fanno nell'OSINT, quando hai tra l'altro un sacco di dati da analizzare. Permette di avere sott'occhio che indagini state facendo e se vi state perdendo oppure no qualcosa durante un'indagine, e permette di tenere il team abbastanza sul pezzo. Ci sono delle domande intanto, io ti chiedo, perché io qua sto andando a braccio ma stiamo quasi finendo il tempo.
Allora, una in pratica hai già risposto parlando perché dice quale versione esattamente usate di Maltego. So che c'è la versione free, ma le trasform sono tanto limitate. Mi sembra che abbiano 10 risultati massimo, 12. mentre Casefile non ha le trasform. Quindi praticamente questa l'hai già evasa nella presentazione. Esattamente. Vi faccio vedere ad esempio un esempio se volete di come. Ah, ma continuando a condividere lo schermo senza rendermene conto. Queste sono delle slide che ho preparato e è un esempio reale. In realtà questo è un caso di OSINT anomalo, nel senso che non l'ho fatto su una persona, su un soggetto potenzialmente pericoloso, ma l'ho fatto su un ragazzino. Tutto deriva dal fatto che una volta una mamma mi chiama e mi dice: ho un problema con il gruppo scout dei miei figli, perché io non voglio che vengano diffuse immagini dei miei figli. Gli ho detto no, non vi do l'autorizzazione. E ora tutti gli altri genitori rompono le scatole dicendo che sono solo io la pazza che non vuole diffondere immagini dei miei figli e che a causa mia loro non possono scambiarsi, non possono postare su Facebook la foto del gruppo scout e cose del genere. E mi ha chiesto, non è che venite a fare una dimostrazione di cosa si può fare con una foto di un gruppo scout? E io ho detto, no, guarda, la fai tu, guarda, ti do i dati. Io sono partito da, come rapire il piccolo Luca? Io sono partito da una foto. Allora, Luca è un bambino di 10 anni, non ha pagine social, sua madre però sì. La superficie di attacco di Luca, qua parliamo di superficie di attacco, è una cosa un po' ampia, è determinata dal profilo digitale della madre e da cosa posta la madre. Io sono partito da cosa? Ho cercato su Google gruppo scout. Ho preso una foto con un gruppo di persone. Tutte le miniature che trovate in queste slide sono state alterate in modo che voi non possiate ricavare qual è la foto originale da cui ho fatto queste miniature. Quindi i bit sono proprio confusi, li ho spostati parecchio, quindi non sbattetevi perché tanto non ce la fate. Ho trovato la pagina Facebook del profilo scout, con la foto di gruppo di questo profilo scout e il post della foto di copertina. Sul post della foto di copertina, questo è proprio il grafo di case file che ho fatto, trovo l'entità gruppo scout e l'indirizzo, quindi so già dove stanno fisicamente. Non solo, vado ad analizzare i like della foto di copertina e scopro che tra tutti i vari like ce n'è uno particolare, che è il like che la mamma di Luca ha messo alla foto. Ecco che dal suo like io risalgo al profilo della madre. Inizio a studiare il profilo della madre. Innanzitutto è una madre single, lo capisco da quello che scrive. Questo è OSINT, si va ad analizzare i post. Ha una foto di Luca in abito da scout, tipo il primo giorno agli scout, e quindi verifico che effettivamente il bambino che si vede a pieno in piedi nel prato qui sia lo stesso che trovo qui nella foto di gruppo. È proprio lui, è proprio la persona che io voglio colpire. Vado avanti. Abbiamo un post della prima comunione, il che mi permette di stabilire una data della prima comunione e un luogo dove ha fatto la prima comunione e la foto. Non solo, abbiamo anche il post del primo giorno di scuola, perché la mamma di Luca è così orgogliosa che il primo giorno di scuola ha fatto la foto a suo figlio nel parcheggio di casa, per subito prima di andare a scuola. Ho la foto del parcheggio della casa, la foto del piccolo Luca e so qual era il primo giorno di scuola. Sto iniziando a restringere il campo. Un post condiviso dalla mamma, ma che è il post della palestra di Luca, mi dice che il piccolo Luca fa judo. C'è la foto di Luca al dojo, so esattamente dov'è l'indirizzo della palestra perché è un luogo ufficiale e c'è una SD dietro. Vado avanti. Facendo una ricerca sulla madre, scopro che la madre è iscritta a Confindustria, ha un telefono fisso che è visibile, quindi ho trovato il telefono fisso della madre. E cercando per la professione particolare che fa la mamma di Luca, sono tutti dati veri, questi qua sono dati veri, per quello che li ho alterati, perché Luca esiste davvero, non si chiama Luca, ma esiste davvero. Trovo qual è l'indirizzo e la residenza della mamma di Luca, perché lei lavora da casa, ha una professione particolare e ha lo studio in casa. Ho trovato il suo cellulare, la sua mail e
e l'indirizzo preciso di residenza. Come so che è lo stesso posto di residenza? Beh, faccio Google Street View, vado a vedere come è fatto il parcheggio di quella casa e combinazione è lo stesso parcheggio dove lei la mattina presto ha fatto la foto il primo giorno di scuola a suo figlio. Vado avanti. Lei lavora come volontaria in un'associazione di volontariato, ho l'indirizzo dell'associazione di volontariato, ci va tutti i mercoledì sera. La domanda è, lascia Luca solo in casa perché è una madre single? Non solo, abbiamo il posto del compleanno di Luca e quindi abbiamo nella foto del compleanno, del posto del compleanno di Luca, abbiamo la data di nascita di Luca e abbiamo una foto del suo gatto, perché lui tiene in braccio il gatto. E uno dei commenti dice, ma che carino il tuo gatto, che ne so, Saccottino, mi viene in mente una merendina. E io so che il suo gatto si chiama Saccottino, che non è un'informazione da poco. Inoltre abbiamo il posto del compleanno del nonno di Luca, sempre condiviso dalla madre. Quindi so il nome del nonno, il compleanno del nonno, il ristorante in cui sono andati, l'indirizzo del ristorante e il giorno in cui sono andati. Ora io so che Luca, tutti i martedì pomeriggio, a parte che so anche la scuola in cui va, eccetera, ma so che Luca tutti i martedì pomeriggio frequenta la palestra e probabilmente, visto che è vicino a casa, ci va da solo dalla palestra. In ogni caso so anche che il mercoledì sera, tutti i mercoledì sera, la mamma va a fare volontariato in questa associazione e magari lascia il piccolo Luca a casa da solo. Cosa ci vuole? Ad avvicinare il piccolo Luca per strada e a dirgli, ciao, non ti ricordi di me? Ci siamo visti al compleanno di tuo nonno, al ristorante La Forchetta Argentata, questo giorno qui. Come sta Saccottino, il tuo gatto, troppo simpatico quel gatto lì? Guarda, ma sei a piedi? Guarda, ti do un passaggio, sali in macchina. Questo è un esempio di quello che si può fare con l'OSINT. Talmente buono come esempio che abbiamo dovuto lasciar perdere, perché l'esempio era talmente terrorizzante che se lo avessimo presentato ai genitori del famoso gruppo Scout ci sarebbe stata un'ondata di panico, e allora non lo abbiamo mai presentato a questo gruppo Scout e abbiamo fatto delle cose più light, perché con l'OSINT, questa è un'ora di lavoro, un'ora di lavoro di un singolo operatore, immaginate cosa si può fare se siamo in tre o quattro. Tra l'altro super creepy, no? E mi ricorda molto un video che girava su YouTube qualche anno fa di una maga che cercava di dire alle persone le cose che le riguardavano. In realtà aveva dietro tutta una squadra di persone che cercavano su internet, quindi erano collegate con l'auricolare alla maga e la cosa era una cosa di questo stile e di questo tipo. Quello che vi posso dire nella mia esperienza, e qui condivido la mia esperienza, l'OSINT è un'arma. Noi lo insegniamo ai ragazzini dopo un anno e mezzo, due di disciplina, e loro sanno che non dovranno mai utilizzarlo per stalkerare il ragazzino o la ragazzina che gli piace, anche perché non funziona. Se vai dal ragazzino e gli dici so tutto di te, so dove vivi, dove lavora tua mamma, questo scappa, non è che si innamora di te, quindi non funziona. Ma l'OSINT è un'arma. Io conosco persone, personalmente, ho conosciuto delle persone che per provare hanno fatto OSINT sui loro familiari e hanno scoperto delle cose che non avrebbero voluto scoprire. Come ogni arma, come una pistola, come una spada, come veniva insegnato ai samurai, come viene insegnato ancora oggi a chi fa spada, non si estrae finché non è necessario. Perché se scoprite così, provando a fare OSINT sui vostri genitori, che vostra madre mette le corna a vostro padre, o che vostro zio è un dipendente dalla pornografia ed è iscritto a 3-4 siti di escort perché è un maniaco sessuale, poi come fate a guardare negli occhi queste persone? L'ignoranza, per citare Matrix, l'ignoranza è un bene. Non potete cancellare dalla vostra mente ciò che avete saputo, che sapete. Mi è capitato di incontrare, anzi, che mi presentassero, una persona che io avevo indagato 6 mesi prima perché era un tizio che mandava foto del suo pene a una ragazzina di 12 anni. Ed era anche già stato ovviamente segnalato. Quando me l'hanno presentato, la prima cosa che volevo, subito mi è venuto di dire, ma per fortuna che nella mia testa, siccome ormai lo faccio parecchio, il primo pensiero deve essere perché io so cose di te? Cioè dovete iniziare a cambiare proprio la vostra mentalità se fate questo lavoro. Ti presentano la persona, gli stai stringendo la mano e pensi perché io ti conosco?
ci siamo conosciuti? No, io conosco te, tu non conosci me, perché io ho indagato, anzi, ti ho anche già segnalato alle forze dell'ordine. Allora fai un sorriso, c'è piacere di conoscerti e ti tieni dentro questa cosa. L'OSINT è un'arma molto potente e va tenuta nel fodero. Si esercita, si potete esercitarla sul tizio che vende il motorino su subito.it, fate delle prove, trovate quello che riuscite di questa persona, cancellate i dati, perché avete semplicemente fatto un'operazione. Ma non va fatta mai da soli, anche perché è affascinante, e quindi poi ci finite dentro e non riuscite a tirarvene fuori, e può far male anche alla vostra mentalità. Iniziate a lavorare poi come un cacciatore che punta sempre delle prede, e non è una mentalità sana, ci vuole equilibrio nella vita. Bene, allora, grazie mille, siamo in super chiusura, abbiamo passato un'ora senza quasi accorgerci, quindi grazie per essere stato con noi, aver condiviso la tua esperienza su quello che fai, e grazie. Ci vedremo presto, spero, in un altro ESC magari non afflitto dall'emergenza. Davvero, non vedo l'ora. Mi scuso con il prossimo relatore per avergli rubato quasi un minuto. E grazie. Qualunque cosa, se volete farmi delle domande, sono a disposizione. Sì. Rimaniamo in contatto. Tu ovviamente hai già dato i contatti anche di Zashintech. Sì. Noi abbiamo detto più volte che c'è il gruppo Telegram di End Summer Camp, dove le persone possono continuare eventualmente a porre delle domande. Ottimo, grazie. Grazie mille. Ciao.